Ciao, dopo un po' ho cominciato a prendere gusto con questa cosa dei video, anche se sono ancora fatti molto male. E oggi mi capitava di passare in ufficio e ho deciso di venire l'utile e il dilettevole. Mi è capitato tra le mani questa immagine, un'immagine molto curiosa, e ho pensato di fare un piccolo video di pochi minuti per raccontarvi questa storia. L'immagine è questa, e la cosa curiosa è che rappresenta sostanzialmente il segnale di un laser, a una determinata lunghezza d'onda. È una frecciolina che punta al nulla. La cosa curiosa è che questa freccia punta al nulla. E adesso cerco di spiegarvi perché. Innanzitutto voglio raccontarvi un attimo cos'è un laser. I laser sono stati inventati negli anni 50 e ci hanno permesso, sostanzialmente per due ragioni, di esplorare tantissimi fenomeni nuovi. I laser sono innanzitutto molto intensi e poi una delle proprietà più importanti è che sono monocromatici. Voi sapete che la luce ha tanti colori, il colore dipende dalla sua lunghezza d'onda e ad esempio la luce bianca è data dalla sovrapposizione di tanti colori, di tante lunghezze d'onda. Quando noi vediamo un oggetto colorato, pensiamo a un filtro blu, semplicemente il filtro è blu perché alcune lunghezze d'onda vengono riflesse, alcune lunghezze d'onda vengono fatte passare, ma sostanzialmente abbiamo la luce bianca con tutte le componenti colorate, un filtro che ne ferma alcune e ne fa passare altre. E questo è sostanzialmente quello che succede. La cosa importante da capire qua è che la lunghezza d'onda di nessuna componente delle lunghezze d'onda viene modificata dal filtro, semplicemente appunto è un filtro, ferma qualcosa e fa passare altro. Questa cosa è vera anche per i laser. Voi prendete un laser rosso, lo fate passare attraverso un cristallo, è rosso, esce rosso. Se prendete un filtro rosso, vedrete che il laser non passa perché viene assorbito. Almeno in situazioni ideali. Se voi prendete un filtro di un colore diverso, vedrete che il laser passa attraverso e non cambia assolutamente colore. Se prendete un filtro ovviamente rosso, fa passare il colore rosso. Prendete un filtro blu, teoricamente assorbe tutta la luce. Ok, questa cosa è abbastanza ovvia. È un ragionamento, possiamo dire, lineare. Perché lineare? Perché poi a un certo punto la gente si accorge che in realtà ci sono alcuni materiali molto strani, e si chiamano materiali non lineari. Il motivo per cui si chiamano non lineari è che sembra un'approssimazione di ordine superiore al primo. E Frankel si accorge che se lui prende un laser, adesso potrei confondere, ma grosso modo rosso, questo segnale qua, se il laser è molto intenso, compare un altro segnale molto molto piccolo, molto molto fievole, e non appare un po' più piccolo, un po' più grande, appare esattamente alla metà della lunghezza d'onda originale. E in questo caso definiamo un sottomultiplo intero della lunghezza d'onda un'armonica, la seconda armonica perché è la metà di quella iniziale. Allora, qui c'è la parte curiosa. Allora, siamo negli anni 60, negli anni 61, la tecnologia della fotocopiatrice non era ancora super a punto, non esistevano i mezzi digitali, tutto era fatto in maniera analogica a mano. Però esistevano già nei giornali l'impaginazione, l'editing e queste cose. Sostanzialmente il responsabile di pubblicare questa immagine, quando la vede e la visualizza, si accorge che c'è un puntino di polvere sotto questa freccia, che in realtà è il segnale, è l'effetto fisico che noi vogliamo catturare. E quindi in buona fede lui la cancella. Quindi questo fenomeno che si è rivelato molto importante viene pubblicato senza essere visualizzato da nessuno, perché appunto qualcuno senza avere molta cognizione di causa pensa che sia sporco. E quindi boh, penso che sia una cosa curiosa nella scienza, nel senso che c'è molta gente e chi ci lavora e spesso si fanno degli errori. E che sia anche curioso come a volte, è importante sottolineare come a volte la scienza va a scoprire delle cose che potrebbero essere scambiate per qualcosa di insignificante, ma in realtà sono molto molto rare, molto molto subdoli, ed è quindi è necessario per lo scienziato cercare di capire. È incredibile quante scoperte sarebbero state potute fare con anni di anticipo, se le persone invece che pensare fosse un piccolo errore, una piccola deviazione, si fosse messa a riflettere e pensare che la cosa fosse vera. Gli esempi si sprecano, ad esempio i superconduttori ad alta temperatura è uno di questi, ma anche la scoperta di stelle, di pianeti. È per quello che la scienza ha bisogno di un sistema coerente di metodo, che serve proprio a verificare se qualcosa è un errore, è rumore o è qualcosa di vero. E quando si pensa che sia qualcosa di vero, andare a verificare più e più volte per essere veramente convinti di questa cosa. E nulla, vi spiego un attimo due cose su questi cristalli, perché diciamo, vi ho raccontato la storia e non vi ho detto cosa sono. Noi definiamo, quando abbiamo una lunghezza d'onda, un suono, qualunque cosa, definiamo armonica un suo multiplo, sottomultiplo intero.
la serie armonica, se ne avete mai sentito parlare, è la serie che fa 1 più un mezzo più un terzo più un quarto e così via. Se una scala armonica nelle note musicali, sapete, se prendete una corda la potete dividere a metà, un terzo, un quarto e trovate qualcosa che a noi piace. Ci sono mille ragioni per cui mi piace questo tipo di suono. I cristalli non lineari sono dei cristalli che agiscono sulla luce e sono in grado di dimezzare o raddoppiare la lunghezza d'onda, e questo ci permette sostanzialmente di cambiare il colore dei laser. E può sembrare una cosa molto strana, un po' inutile, anche perché avete visto, l'effetto è così piccolo che può essere scambiato per un pezzettino di polvere. Eppure queste tecnologie sono usate oggi per mille cose. Sono usate per le telecomunicazioni, sostanzialmente per le fibre ottiche, dove è necessario cambiare il colore del laser. Sono usate nel puntatore laser verde, banalmente, in cui il laser rosso viene, la lunghezza d'onda viene dimezzata e diventa verde. E vengono usate anche, soprattutto, forse l'applicazione più importante, per fare imaging biologico sostanzialmente. L'ottica non lineare viene utilizzata per individuare determinate proteine e essere quindi in grado di distinguere con un microscopio ottico un materiale da un altro. E se avete delle domande scrivete sopra, se devo approfondire qualcosa ditemelo, se avete qualche critica fatela, sappiate che la qualità fa schifo, l'audio fa schifo e è molto amatoriale. E niente, chissà quando ne farò un altro.